Ok, bella qua, ragazzi, siamo tornati. Sempre in questa veste un po' strana, nel senso che bene o male faccio le live, quindi gioco più che altro con la Play, l'Xbox e quant'altro. Non sono veramente uno YouTuber, quindi faccio anche fatica in realtà a fargli questi video, parlare davanti alla telecamera, ma in realtà non mi scrive nessuno nelle chat. Però comunque da quando abbiamo comprato questo Oculus ci è piaciuto, almeno mi è piaciuto più che altro. Abbiamo già fatto il video sull'RPG giapponese, è stato figo, che abbiamo messo online da poco, e quindi continuiamo a parlare di Oculus, continuiamo a parlare di Gear VR, quindi realtà virtuale, e questo giro però proviamo quello che ha detto da molti il gioco più figo in questo momento che c'è per la realtà virtuale, uno dei più fighi, almeno poi dopo va tutto a interpretazioni, quello che tecnicamente a grafica ci lascia bocca aperta, ovvero quello che io cerco dalla realtà virtuale. Sto ancora cercando il modo di cercare di anticipare il Resident Evil 7 con l'Oculus Gear VR usando il Trinus, ma ci arriverò, anche se ovviamente quando uscirà il PlayStation VR sarà tutto più figo. E la seconda cosa che dovremmo tentare di fare, o meglio tenterò di fare, è un audio che sia una codifica giusta e non da una cassa esterna e ci prende il microfono. Però per ora questo è, credo che comunque il video serva più che altro per capire se il gioco è figo o no, perché una cosa delle tante cose che ho notato quando ho preso l'Oculus Gear VR è cercare delle info, quantomeno in italiano, su YouTube, quello che era sui siti, e c'è veramente poco, c'è ancora poco di realtà virtuale, quindi credo che magari qualcosa di italiano possa far piacere. Il JRPG è stato figo, vi posso garantire che lo finirò, ma adesso proviamo a provare un gioco che sia un pezzo grosso, diciamo così, dell'Oculus Gear VR, che è i Vigan Jack. Nello spazio si spara a manetta, raga, non ci resta che mettere l'Oculus Gear VR e partire. Ok. Io spero ovviamente che si veda bene, perché qua è wow già adesso. Sistemo un attimo il microfono, tanto l'audio lo sento da fuori. Ah. Ok, i Vigan Jack, dicevamo, quindi quello che potrebbe essere uno dei giochi più fighi fatto con l'Unreal Engine, e infatti si vede, il lavoro è di ottima fattura. Tanto raga, ho delle difficoltà con l'Oculus, devo sistemarmelo e lo facciamo al volo senza problem. Ok, allora la storia, io spero che si veda bene veramente perché non ne ho la più pallida idea. So che non è fluidissima la ricezione del visore, ammazza. Oh. Ok, allora da quanto ho capito, la storia parla che noi siamo una sorta di minerali, cioè di minatori spaziali alla fine, perché dobbiamo cercare all'interno dei detriti, diciamo così, dello spazio, i minerali che servono per la crescita e quant'altro di una comunità futura. Il problema sta nel fatto di dover preservare questo nostro tesoretto da quello che possono essere i vari alieni, pirati, comunque sia personaggi ostili che tentano di assaltare la nostra base. E vengono creati questi Gun Jack, che sono una specie di mech che vengono instaurati all'interno della base per difendere appunto tutto il sistema dai vari attacchi. Ho già fatto il tutorial delle prime due missioni, come vedete sono arrivato solo a due stelline, non è per niente facile. Vi ricordo, gioco con questo bellissimo joypad preso da Amazon, pagato pochissimo, e dopo al massimo lascio il link in descrizione perché è veramente iper comodo e nonché iper efficiente. Ecco il nostro Gun Jack, una torretta più che altro, ecco, non tanto un Mac, forse Una sbaglio. torretta, non proprio un Mac. Ho una birra in giro da qualche parte. Wow, eccola qua. Intanto cerchiamo una birra. Eccola qua. Yeah, prendi tutto. Molto bene. Qua raga spacca proprio, eh. Qui spacca proprio. In realtà non è poi molto, cioè nel senso che adesso vengo messo qua. Eccoci qui. Cazzo.
Ok, iniziamo. Vedete, devo difendere. Questi sono gli attacchi. Oh, subito quei missili qua. Preso. Molto bene. No, 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 ho scelto metodo sbagliato per caricare. Vado. Che botta, ragazzi. Cazzo, caricare lungo. Vieni qua. Buono. Questo mo ho visto prima cosa fa. Questo mi fa spaccare tutti in un colpo solo, ma me lo tengo per quando arrivano quelli grossi. Così me li faccio fuori alla grande. Sti cazzo di missili. Carica. Devo purtroppo caricare tappando il coso. Eccolo qua. Ciao, eh. Vai col buff. Questa qua dovrebbe essere un'armatura in più che mi danno. Ok. Ok. Andiamo avanti così, eh. Dove vai? Dove vai? Là. Mi sa che uno l'ho mancato. Cazzo. Sembra molto semplice come gioco, in realtà è molto semplice come gioco, però vi posso garantire che è veramente immersivo, proprio come livelli di realtà virtuale. Oh là! È quello che forse la gente si aspettava dalla realtà virtuale. Vieni qua! Bastardone, maialone. Devo caricare uno più colpi. Razzi di merda. Aiuto. Dove vanno? Eccoli qua. 2-3. 1-2-3. Fallo fuori tutti. Oh yeah. Dicevo, è molto, molto facile. Cioè, è un gioco molto semplice ma molto immersivo. E soprattutto vi posso. Oh, un altro buff. Posso garantire che sembra veramente di essere qua dentro. E sti cazzo di mo. Oh. Mi sa che stanno andando a fuoco, no? Presi. Ah, questo. Ai 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 ai. Ai ai ai, adesso mi fanno male. Li ho persi. Cazzo, ne ho persi due. Vediamo se riusciamo a fare 3 stelle, ne ho persi un po'. Ecco un altro. Ok. E ora andate a cagare tutti. Bella. È andata la terza missione. Dai, 2 stelle, dai, dammi la terza, dai, 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 lo so che me la dai la terza. Non fare il taccagno. Ed ecco la terza stella. 97% dei nemici uccisi, missione completata. Bella lì. La prima terza stella che faccio, tra l'altro. E eccola. Quarta missione, quindi. Ecco, in realtà il gioco è praticamente questo. Intanto, raga, col caldo che fa in questi giorni non ce la faccio, devo pulire il ghiera ogni tanto. Quindi vedrete che si stoglie. Ora lo rimettiamo al volo. Ok, quarta missione. Molto semplice, però è veramente immersivo. Grafica, suono e quant'altro danno veramente la sensazione di essere qua nello spazio. Volevo provare a alzare un po' il volume dell'audio esterno. Vediamo se ci riusciamo. Purtroppo siamo messi con una cassa della Bose. Ma quello che serve può. Fa sempre il suo lavoro la nostra cassetta della Bose. E partiamo. Quarta missione. Ne facciamo un'altra. Ma anche se sei grosso. Sempre più difficile. E sembra facile, ma non è. Questo inizio, comunque. Hai mai visto? Ogni livello è sempre più complicato. Shit. E ogni livello però dà sempre delle situazioni più adrenaliniche, diciamo così. Quarta missione, vediamo se ci riusciamo. Tutti i sistemi sono online. Eccoli qua. Arrivano anche più veloci sti maiali.
quelli rossi. Oh, quelli viola però. Quelli rossi sono quelli più incazzosi. Già l'avevo capito. Ce l'ho fatta. Non so cosa sia. Adesso la proviamo ad attivare. Non ho capito se è una specie di barriera o una cosa per ripararsi. Tipo per... Ah, ho finito i colpi. Carichiamo. Devo capire qual è il tasto. Cioè, non riesco proprio a capire qual è il tasto per caricare col pad. Cazzo, i missili mi hanno rotto un sacco le balle. Questo è stato. Mandiamo queste qua, cosa sono? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah, sono stronzi. Dammi dei missili. Ah, vai che ti frigo! Ok, dove sono? Questi li ho fatti fuori bene. E anche qua. Oddio, quanti sono! Tu dammi il buff. Madonna, madonna, vai, 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 mi fai male, lo so. Stiamo perdendo un po' qua, non so se facciamo 3 stelle. Oddio, oddio. Aia. Cazzo, sembra che me li tirano addosso veramente. Dove sono? Eccoli. Porca vacca. I droni. Ho visto. Stronzi. Abbiamo la vita rimessa male, raga. Carichiamo. Ai 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 ai. Ci sta per esplodere la navetta, raga. Questo è utile, questo è utile, questo è utile. Se arriva qualcosa di forte lo usiamo se siamo in crisi. Ai ai ai, qua andiamo, raga, qua ci. Lasciamo le penne qua. Ah, siamo morti. Fate voi. Ho usato un continua. Sono limitati, logicamente continua. Ed è ovviamente meglio non usarli. Guardate sul finale. Porca Eva. Un continua usato. Mi sa che faccio già una stella. Infatti, che merda. 85 de. Più vado avanti, più difficile comunque. B1. E questo che cos'è? B1. Proviamo a fare l'ultima, dai. L'energia è stata ripristinata nelle sezioni del reparto B11 e 14. La direzione della piattaforma si scusa per l'inconveniente. Oddio. Ci voglio sistemare un po' tutto. Vediamo. Non penso sia troppo diverso da quello che abbiamo già fatto. La riconfigurazione degli squid della piattaforma est. Ok. Resta qua fuori più a lungo che puoi. Distruggi gli asteroidi. Quindi mi sa che è una gara a sopravvivenza qua. Porco Giuda. Oh! Cazzo! Mamma mia. Il dito! No, mi viene addosso! Ah, quelli fanno esplodere tutti gli altri.
Madonna. Dai. Mamma. Sta impazzendo. Aiuto. No, così mi... Oddio, che bordello. Ce la farò mai, cosa mi piglio? Ecco. Porca vacca. Asteroide distruttore 33. Una stella. 2 minuti quasi. Ok. Boh, che merda. Mi sono anche impegnato. Alla faccia del cavolo. Oddio. Le missioni sono anche tante, tra l'altro. Eccoli qua. 2 pagine, 20 missioni, credi, vabbè. I giochi più fighi, la grafica niente male, come hai visto la Unreal Engine 4 è sempre sinonimo di ficosità all'interno di tutto. Cerco di farmi un giretto un po' per la base, così la vedete. Niente, il prezzo è relativamente basso, mi pare 9 euro l'ho pagato quando ho preso il Gear, è stato uno dei primi acquisti che ho fatto, adesso poi facciamo il video, quindi... Attualmente una delle cose più belle che ho notato con questo Gear VR è proprio il livello di immersività, tutto bello. Anche Affected the Manor, quello però fa cagare sotto e lo faremo più avanti. Per ora la realtà virtuale si sta limitando un po' a questo. Chiaro che questo, parliamo di Oculus Gear VR, nettamente Oculus Rift, HTC Vive offriranno nettamente di più. Ho visto uno sbaglio qua dentro, okay. Nettamente di più, e sicuramente anche il PlayStation VR quando uscirà saprà regalare delle emozioni sicuramente migliori a livello di videogiochi. È bello parlare ma vedere niente, però con un Galaxy S7 Edge questo è quello che si riesce a fare, nettamente ottimo. E basta. Faremo magari delle situazioni più avanti con il Gear VR e vedremo ancora un po' di livelli con il Gun Jack. Per il resto spero di essere stato utile. Se avete bisogno di domande o suggerimenti, o se siete interessati all'acquisto di qualcosa come il pad o l'Oculus e quant'altro, raga, scrivete, tanto siamo qua apposta. Per il resto, ciao a tutti.